Junkyard Simulator. Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo il prologo di Junkyard Simulator. È una preview e come tutte le preview io non ho mai giocato al gioco e lo proveremo insieme. Grazie. Apply, grazie. Ah. Non so perché, ma in tutti i videogiochi l'audio è sempre altissimo, soprattutto nella musica. Dobbiamo raccogliere 1, 2, 3, 4, 5 oggetti. Questi sono i controlli. Prendere un oggetto con il tasto sinistro, prendere e metterlo nell'inventario col tasto sinistro del mouse. E la E, muovi, jump, mappa, flashlight, vabbè, lampadina, tablet, backpack. Ok. Cos'è? Collect the items. When you have them all, I'll contact you and tell you what to do next. Ma sono invisibile? Vabbè, ah. Ah, qua c'è il primo oggetto. Remember, the quest panel is in the lower left corner after activating your Junkman interface. You can turn it on or off at any time. Ah, ok. Lo posso accendere e spegnere quando voglio. Va bene. E questo? Ci posso giocare? No, non ci posso giocare. Che peccato. Sarebbe stato bello. Tra l'altro è Junkyard, è proprio il gioco. Ok, lampadina. No? Usciamo. Oh, c'è qualcosa che ci acceca. Non è un problema. Era quella. Questa lastra qua. Dobbiamo andare alla ricerca di questi oggetti. Però... esatto. Prendiamo un altro oggetto. Quando ne abbiamo raccolti due... questo dovrebbe essere il terzo. Sì, non lo voglio la radio, grazie. Soprattutto mettere il tasto E come risponditore del telefono è come raccogliere un oggetto, non è bello, perché stavo raccogliendo un oggetto e mi ha risposto al telefono. Quando abbiamo raccolti tre, giusto? Cos'era qualcosa lì? Ma questa è... ah, la luce, ok. Vabbè. Poi come sono contento. Allora, andiamo di qua. No, di qua. Qua c'è il motore. E poi dobbiamo trovare il canister, ovvero la tanica. Allora, la tanica dovremmo trovarla qua dentro. Sì, ce l'avevo già accesa. Ma non è che è buio. Eccola qua. Sarà questa? O quella? Ah, io prendo tutte e due. No, era questa. Vabbè. Prendiamo anche questa. No, non si può prendere l'estintore. Massimo 6 oggetti. Perfetto. Seguiamo. Ma lo shift corre di più. Ma insomma. Salto. Salto. Come grafica non è male. C'è un po' di tearing, un po' di laghetta. Ma è un prologo, quindi ci sta. E... ah no, di qua. Ho visto il cancello qua. Forse. Vediamo. No? No, era giusto. Mi sono confuso. Ah no, giusto, di qua. C'è il computer. Siamo partiti da qua. Oh là là. Il camper. Dimmi che si può entrare. No. Tra l'altro che... sì, si può entrare. Ma cos'è? Soldi. Ma... ma così, a puffo. Figo. Allora, dobbiamo questo uno, some card part, caricare sul veicolo. Ok. B? Sì. Così, take out. Scarica, scarica, scarica e scarica. How's it going, buddy? Did you load all those items from the order onto the crate? Okay, it's time to go to the raw materials market to cash the scrap.
Perfetto. Andiamo a vendere la schifezza. Ti premiamo questo e andiamo nel camion. Vabbè. Ah, ma ci sono gli assi invertiti. Vabbè. Perché non parte? Ah, and the brake, c'era il freno a mano, ok. Si muovono gli oggetti sotto. Ah, ah, Madonna mia. È inguidabile sto schifezza. Questa è la visuale dall'interno. È veramente schifo. Tra l'altro non so che cosa sono quelle cose blu sul... Oh, oh, ma che va indietro? Va bene, andiamo. È finita la strada? Siamo arrivati? Ah no. Madonna mia, ma che è? Need for speed. Ma come... come sgomma? Vabbè, dicono che c'è un campo qua vicino, ci puoi andare per trovare qualcosa. Questo qua, ma sono un briacone praticamente. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' cosa c'è qua. No, prima di mettere il freno a mano, se no non scende. Cosa ho visto? Vabbè, lo prendiamo. Cos'è scrap heap? Non lo so, non me lo fa mettere nell'inventario però. Vecchio vuoto. Successo. Ah, così è meglio. Non c'era molto, diciamo, a meno che qua dentro c'è un altro posto dove si può cercare. Cerco, cerco, cerco. No. Vabbè, non c'è. Ah, aspetta. Scaletta. No. Sarebbe stato troppo bello. Vabbè, continuiamo la nostra corsa verso il freno a mano. Verso il mercato per vendere ste schifezze allo sfascia carrozze. Piano, perché quel motore secondo me vola. Workshop. Non è questo? No. No. No, non è questo. Ah, non è questo. Pensavo che era fosse quello. No. Forse dobbiamo girare di là? Sì. Questo è il cartello. Quel cartello lì, la freccina lì. Eccoci qua. Workshop, no, camp, garage. Buongiorno. Sono arrivato. Ah. Wow. Dopo veramente, veramente tanta strada ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso ci dice di mettere gli oggetti qua. Open. Ah, figa questa cosa qua. Quindi prendiamo un oggetto e lo posiamo. Prendiamo un oggetto, $20, e lo posiamo. Rispondiamo al tizio. È arrivato un po' in ritardo, però va bene. Prendiamo anche questo. 75 chilozzi. Prendiamo questo. Non si possono lanciare, no? Perché meno 9? Non so perché ci ha dato meno 9 a un certo punto. Però, vabbè. Più 9. E quello? Prendi, prendi. Oh, più 2. Uso camion e credo che dobbiamo fare così. Aggiungi allo stock.
Ah, dovevo premere il tasto proprio. Level up. Text flashing next to your dough. I'll give you a hint. It's in the top left corner. Lì. Perché mi blocca qua? Ah, ma ci manca. Mi sa che abbiamo fatto cadere qualcosa. Premi 1 per aprire il market. Premi tab. Questa risponde. Exit. Troppe cose in una volta, mi sono confuso. There's no limit to the amount of raw materials you can sell on the scrap market, but watch out for those exchange rates. Don't get hot for quick sales. As they say, the impatient lose twice. Vabbè. Collect some raw material, wait for the right moment and sell. Ok, è finito? Era questo che ci siamo dimenticati di buttarlo. Dai, però ogni due minuti. Madonna mia, quanto sei un pochettino assillante. Un po' assillante. Piro. Oh. Perfetto. Magnesio, San Pellegrino, aromati. Vabbè, tanta roba. Tab. Allora, vediamo un po' cos'è in rialzo. Vediamo. Oh! Lo vendiamo, 6.000. Poi, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? L'ottone è quello che la vale di più. Poi, cosa abbiamo? Il rame, che non è che costi così tanto. C'è lo zinco. Lo zinco è un'altra cosa che non mi ha fatto vedere. Sì, lo so, volevo vederlo infatti, vabbè. Però, cos'è che devo trovare adesso? Trova il music player. Eccolo qua. Preso. Poi? Ah, credo che... Qua c'è un altro power amplificator. C'è il solito cabinet. Vabbè, entriamo in macchina. Frana a mano. Andiamo di qua, non so dove ci porterà questa strada, F. Ah, l'ho visto giusto. No, non voglio resettare il veicolo. E adesso ci dici di tornare indietro? Ah, torniamo indietro. Aspetta, perché ho visto un'altra cosa. Fermo un attimo. Ah dai, ma c'è un sacco di roba. Fermo un attimo. E qua vendiamo tutto. E F. Vai avanti. Si sta rifacendo la cosa. Esciti. Ok. Prendiamo questo. Lo mettiamo qua. Questo. Farina. Non è farina. È cemento. Questo qua. Grazie. Sì, signora. Butti via tutto che ci penso io a raccogliere tutto. Glielo porto io in discarica. Perfetto. Ci abbiamo altro? Sì, c'è ancora un altro. Questo. Qua. Poi che altro c'è? Finito? No, c'è ancora questo. Bene, signora, grazie mille. Ok, saliamo. Freno a mano. Anzi, siamo qua vicino. È un attimo, no? Ok, siamo arrivati. Permesso, buongiorno. Sono di nuovo io che... Madonna, come traballa. Motion sickness. Io. Fe.
Si va qui e si apre questo. Si prende questo e si butta uno. To il bancale. Ecco, adesso possiamo vedere l'animazione. Vediamo dove va. Proprio va dentro, vediamo. Non ci possiamo andare. Peccato. E poi ritorna. Sbang. Ok, sta lontano perché si è rotto. Ok. Bene, signori, io credo di concludere qui questo gameplay. Spero che abbiate capito molto di più da questo gioco. Vi ricordo che trovate in descrizione il link di Steam del prologo. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. E come sempre potete supportare il canale lasciando un like, un commento e perché no, iscrivetevi pure. Come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.